La humus nella quale si sono formati gli artisti Carlo Accardi e Piero D'Orazio fu quella del gruppo Forma 1. Nella Roma della fine degli anni 40, gli artisti di questo gruppo costituivano la parte giovane dell'arte contemporanea rispetto ad artisti del fronte nuovo delle arti, come per esempio Vedova, Birolli, Morlotti, che per l'epoca erano insomma, considerati artisti ormai storici. Gli artisti di Forma 1 erano invece mossi da un grande desiderio di rinnovamento e soprattutto di posizioni internazionali dopo le chiusure di anni di autarchia del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Durante l'incontro dedicato a Carlo Accardi e Piero D'Orazio, oltre a definire il contesto storico-artistico vivacissimo in cui si muovevano i due artisti, particolarmente vivace tra l'altro perché davvero in questi anni si ponevano le basi per un profondo rinnovamento dell'arte contemporanea, della pittura, ci sarà modo di parlare della loro specifica poetica e del loro originale stile, che davvero è inconfondibile, caratterizzato da particolari segni. Vi invito alla conferenza di mercoledì con questa frase, citando questa frase, questo pensiero di Giulio Carlo Argan, proprio rivolto agli artisti di Forma 1. Per questi artisti, capirono prima degli altri che la rivoluzione dell'arte è più utile al fine della rivoluzione rispetto a un'arte per la rivoluzione.